in collaborazione con... Sono abbonato. MyTT è il programma fedeltà di Trieste Trasporti che premia gli abbonati con vantaggi esclusivi. Visita il sito e scarica l'app. Più viaggi, più vantaggi. Mi sono abbonato. Allora, buonasera, buonasera, ben ritrovati con Ring. Abbiamo molti temi di cui parlare questa sera e, come vi ricordo ogni volta, il venerdì è la puntata dedicata alla città. Ieri abbiamo affrontato tanti temi anche sul fronte nazionale, oggi si è ricomposto un po' tutto quello che è successo a Roma. Insomma, mica tanto, quel segno resta, il voto poi oggi è andato a buon fine, però certo una figuraccia c'è stata da parte di questo governo, tra l'altro parole della stessa Giorgia Meloni, nella mancanza dei numeri per un documento importante, poi per andare a finanziare anche il taglio, no, del costo, cioè qualche soldino in più in busta paga, quindi cosa molto sentita e importante, che non basterà mai, su questo non v'è alcun dubbio. Intanto sono usciti anche i dati del PIL, per esempio più 0,5% il nostro paese nei primi tre mesi del 2023, è un dato importante, per esempio la Germania è ferma. Ecco, quindi questo non basta nemmeno, ma speriamo sia incoraggiante per i prossimi mesi. È previsto poi l'1,8 nel totale del 2023 di crescita, magari. Abbiamo molti temi, vi anticipo subito, ora vi presento gli ospiti. Avete visto il titolo, sono una di quelle cose che ha colpito e tanto la città e non solo. Oggi c'erano qui i familiari di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, c'era una nuova udienza sull'omicidio, duplice omicidio a firma di Meran, che è stato assolto appunto ancora. Segnalo una cosa, diremo tra poco. Nella seconda parte, vi anticipo invece quello che succede, ci sarà con noi Deborah Serracchiani per rivedere un po' tutto quello che è successo appunto a Roma, che succede con del PD, perché anche il segretario regionale ha rimesso il mandato, insomma, dopo questo suo periodo ad interim, quindi si andrà a congresso, ci sarà un nuovo segretario del Partito Democratico, vedremo se si candiderà Deborah Serracchiani, credo di no, insomma, conoscendo. Poi nell'ultimissima parte invece avremo gli alpini, perché ci si prepara la dunata di Udine del 14 maggio, che Tele4 come sempre seguirà in diretta nella giornata del 14 maggio. Saluto e ringrazio Valentina Repini del Partito Democratico. Grazie. Buonasera, ben trovata. Buonasera. Al suo fianco Kevin Nicolini di Adesso Trieste. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Abbiamo l'assessore, saluto l'assessore all'urbanistica Michele Babuder. Buonasera, ben trovati. Fa un certo che finalmente prima dire, no? Uscita sono... ufficiale d'assessore da voi a Ring, e scoprendolo tra l'altro in questo studio, quindi perché gli ha detto di piazza. Saluto e ringrazio Roberto Cason. Buonasera a tutti. Traslato nel traslato. Gruppo misto, traslato. Va bene, quindi come sapete, insomma, parleremo ovviamente anche di questo ora, fuori di scherzo ovviamente, per capire un po' anche che cosa succede. Partiamo, e saluto Guido Indri, Enzo Iannacone e Massimo Giraldi, con quello che è accaduto oggi pomeriggio nella cronaca di Gianluca Paladin dal Tribunale. Mi auguro solo che quando un giorno gli servirà l'aiuto di un agente di polizia, gli si presenta davanti un ragazzo di 30 anni, magari ci pensa. Trattiene a stento le lacrime, lo sconforto e la delusione sono palpabili. Così Fabio De Menego, il padre di Matteo, accoglie la sentenza di assoluzione in Corte d'Appello di Trieste di Alejandro Augusto Stefan Meran, che il 4 ottobre 2019 nella questura di Trieste ha premuto il grilletto uccidendo i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. La Corte ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado. Il dominicano è stato assolto per vizio totale di mente al momento del compimento dei fatti, mentre è stato condannato alle spese processuali. Siamo un po' stanchi di sentire queste scuse, quanto è malato il Meran, quanto sta male, e siamo stanchi di questa storia, quindi, però dobbiamo andare avanti
e non ci resta nient'altro da fare. E avanti si andrà, la parola ora passa alla Cassazione. L'udienza di appello di stamattina si è aperta con la presentazione di un'eccezione da parte degli avvocati di parte civile per un vizio procedurale, citando il mancato rispetto dell'articolo 603,3 bis del codice di procedura penale, secondo cui in caso di appello del PM di una sentenza di proscioglimento che verte sulla valutazione di prove dichiarative, il giudice deve rinnovare il dibattimento di tali prove assunte nel processo di primo grado, quindi convocare i parenti, il poliziotto rimasto ferito durante la sparatoria e il professor Ferracuti, che ha firmato la perizia psichica su Meran, la quale concludeva per vizio totale di mente. L'eccezione però è stata respinta dalla Corte d'Assise d'Appello. Il processo è ripreso con la fase dibattimentale. Il procuratore generale Carlo Maria Zampi ha chiesto per Meran la condanna a 25 anni di carcere più 3 dentro una REMS. La Corte, presieduta dal giudice Rifiorati, ha invece confermato la sentenza di primo grado. C'è delusione sicuramente. Adesso solleciteremo certamente la Procura Generale a fare il ricorso per Cassazione, cosa doverosa perché deve difendere ovviamente il suo ricorso in appello. Siamo fiduciosi anche perché ritengo che quell'eccezione che è stata respinta senza nessuna motivazione, cioè l'eccezione di riaprire il dibattimento, abbiamo fondati motivi anche sulla base della giurisprudenza e della chiarezza del codice sul punto, che la Cassazione possa accogliere il nostro ricorso e quindi ricominciare con un dibattimento dove le prove dichiarative, compresa la perizia, saranno nuovamente discusse. Noi su questo confidiamo e siamo fiduciosi. Allora, questa appunto è la cronaca di oggi. Nicolini, comincio da lei. Tra l'altro aggiungo, in questi giorni ci sono stati diversi casi non paragonabili, simili, purtroppo uno drammatico invece a Pisa con quella psichiatra uccisa, e quell'uomo con il quale lei si era incontrata era destinato a una struttura REMS, quindi la stessa che dovrebbe accogliere Meran. Allora, è inutile ricordare lo shock che è stato per tutti noi, per la città e per il paese intero, in realtà il dramma di questi due ragazzi, quindi delle famiglie, ma se lo stesso Meran è stato spostato da Trieste perché è un carcere che non può accogliere una persona con le sue caratteristiche e quindi in un'altra città, in un carcere ben più sicuro che quello di Verona, ci chiediamo a questo punto se la REMS sia la soluzione corretta, quel tipo di struttura. Allora, Nicolini, insomma, possiamo far poco, diciamo, nel commentare una sentenza, però se volete ovviamente dire qualcosa su questo. Intanto buonasera a tutte e tutti. Chiaramente mi avvicino e il più sentito cordoglio ai familiari. Posso dire che dal mio punto di vista, non sono un giurista, ma sono una persona che lavora quotidianamente nell'ambito della salute mentale, è una sentenza che non condivido. È una sentenza che non condivido perché bisogna ancora capire cos'è che significhi non essere non in grado di intendere e di volere. Quando è che non si è in grado di intendere e volere? Beh, io quotidianamente lavoro all'interno dell'ambito della salute mentale con persone considerate matte. E anche durante le crisi, quell'intendere e volere l'ho sempre percepito, c'è della volontà, c'è del dolo rispetto a ciò che si commette, ciò che si agisce nella quotidianità. Cioè, Maria, è molto importante quello che lei dice, perché noi abbiamo poi quell'intervista che è storica, secondo me, anche del procuratore, che dice per tutti noi è chiaro che è colpevole, ma se non è capace di intendere e di volere, appunto viene assolto, cioè poi, questo è l'ite, si applica la legge, questo ci ha spiegato ovviamente il procuratore. No? Prego. In questo caso si va a identificare la persona dietro il disturbo e la si deresponsabilizza in qualche misura rispetto a quello che la persona in realtà è, in quello che la persona agisce. E si va altresì a investire le REMS, che sono le residenze, dico a caso, sono le residenze di esecuzione di misure di sicurezza che stanno a capo della sanità, quindi devono assolvere un compito di riabilitazione della persona, non ha un compito carcerario. Cioè, com'è quella struttura lì? Perché io ricordo anche il dibattito con la Zuggi, ragazzi, qua c'è la legge 81 del 2015, va a superare
gli ex ospedali psichiatrico-giudiziari, perché non assolvevano in alcun modo quello che era il loro mandato, il loro ruolo sociale, di riabilitazione. E quindi si sono inventate questi nuovi tipi di istituzioni strettamente di carattere sanitario e riabilitativo. Il discorso è, nel caso Meranchi, un caso complessissimo, ma non lo dico io, lo dice la prima perizia fatta dallo psichiatra Novello. Lo psichiatra Novello ha fatto una perizia minuziosa di oltre 400 pagine, nella quale dava la semi-infermità a Meranchi. Dopodiché... Cosa avrebbe implicato? Avrebbe implicato il carcere, in quel caso, con la riduzione della pena. Invece, successivamente, con l'arrivo delle nuove perizie, si è data l'infermità totale e questo ha implicato... l'alternativa al carcere, la REMS, ma la REMS per così tanti anni perde di valore e va a replicare quello che è un'istituzione che fortunatamente è stata smantellata negli anni, che è il manicomio. Quando si parla di legge 180, quando si parla di legge Basaglia, quella legge lì in Italia non funziona, ma perché banalmente non viene applicata veramente così come è scritta. Vengono tolti i fondi della sanità. L'altro anno qua da noi un atto aziendale, il primo atto aziendale, voleva dimezzare i centri di salute mentale. Fino a quando i tagli sulla sanità saranno così corposi, insistenti, continui, si verificheranno sempre più queste situazioni. Le faccio situazioni. Una domanda tecnica, perché prego. Appunto lei su questo è molto competente. È possibile che, guarda, Quaschio ha ucciso due persone e quindi deve pagare, capace o non capace di intendere volere e non in una villeggiatura in REMS. È possibile che, considerato il soggetto Alejandro Augusto Stefan Meran, non vi sia una REMS adatta e quindi... Allora, la REMS in cui andrà inserito Meran è una REMS in Liguria che non risponde a quello che sono i due principi della REMS, che sono il principio della territorialità e il principio della residualità. Cioè, per territorialità significa la zona. Prossimità, uh-huh. Esattamente, e per residualità significa che non si possono che è l'ultima spiaggia alla quale fare riferimento. In questo caso non mi pare proprio che sia l'ultima spiaggia, ci sono altri possibili percorsi che la persona, a mio modesto avviso, ripeto, non cioè sono un giurista, in questo caso è il carcere. La persona, cioè, l'unica spiaggia che per molti è il carcere. Questa persona ha ucciso due giovani agenti in servizio, da come vedo il mondo, da come leggo il mondo, secondo perché me vede, dovrebbe rispondere delle situazioni. La legge lo permette, ma su che pianeta viviamo? Cioè, nel senso che il segnale che passa, che è stridente, è dissacrante, è per noi incomprensibile, e poi è questo. E passa un messaggio pericolosissimo, perché... passa anche il messaggio che le persone che soffrono di disagio, disturbo mentale, sono pericolose per sé e per gli altri, ma questa cosa qua è una leggenda, cioè, la danno anche cresciuta altri. Nel corso del tempo, nata nel lontano 1656 su un editto regio di Luigi XIV, ma non la farò lunga, nel quale per la prima volta si uniscono, si associano nella stessa salpetria, che era questa rete di ospedali, persone che ferivano il mondo della follia, se così vogliamo chiamarla, e persone che commettevano reati. Da quel momento in poi si comincia ad associare follia a pericolosità sociale. Questi anni, questa legge che ha reso eccellenza mondiale per la salute mentale, perché applicata negli anni fino a qualche annetto fa a Trieste, che ha reso eccellenza mondiale per la salute mentale Trieste, dimostra il contrario, dimostra che le persone violente lo sono con o senza sintomatologia. La sintomatologia è una caratteristica della persona, ma non si può in alcun modo confondere la pericolosità sociale con i disturbi di disagio mentale, che sono degli attraversamenti, delle esperienze che le persone fragili incontrano. Ed è nella loro un diluvio di SMS, poi su questo adesso Tamaro del SAP manda il comunicato: i figli delle stelle martiri tre volte, la nuova sentenza di assoluzione all'omicidio dei poliziotti per Luigi Rotta e Matteo De Menego conferma quanto il SAP aveva dichiarato nell'immediatezza la terribile tragedia che aveva travolto la Polizia di Stato e l'intera città il 4 ottobre 2019. C'era forte necessità che la sicurezza e la giustizia in Italia sia diversa da questa. Temevamo che dopo la tragedia si potesse arrivare a questo triste epilogo. Ora è il momento di cambiare, perché i risultati simili, è evidente, non vengono compresi e condivisi da nessuno. Babuder, Repini e Cason, vi chiedo già un commento. Sarò molto telegrafico. Apprezzo che anche il collega Nicolini, che ha una comprovata esperienza, lo sento anche dalla sensibilità con la quale ha fatto determinate affermazioni che credo di condividere. Aggiungo però che, nonostante si siano fatti dei percorsi in avanti per la tutela della salute delle persone più o meno violente o che avessero un disagio psichico tale da
rinchiuderle in un altro periodo non così lontano, ma che a Trieste ha fatto scuola per quando invece è stato riaperto, dimostri che in questo caso specifico, per la gravità del gesto, per le condizioni del soggetto, vi sia una totale carenza di strutture nel nostro paese, in grado non di rieducare, perché il carcere dovrebbe avere questa funzione, ma di prevenire ulteriori danni, perché nelle REMS non è voluto uno, non credo che vada in villeggiatura, però non è voluto anzitutto per la pericolosità del soggetto stesso nei confronti degli operatori medesimi, in primo luogo. In secondo luogo perché non essendo delle strutture carcerarie non hanno delle conformazioni che siano in grado probabilmente di tutelare né gli operatori né i soggetti che stanno all'esterno delle strutture, proprio perché non c'è più il manicomio criminale, non è associabile in una casa circondariale, quindi un certo vulnus di struttura nel nostro paese esiste e c'è, quindi è percepibile. Io adesso non ho la facoltà né la capacità professionale di fare e di commentare delle perizie psichiatriche, ma è evidente che il fatto già che siano discordanti la prima dalla seconda, come hai sottolineato anche te Kevin, dimostra che in qualche maniera sì. una base purtroppo che è diffusa nella collettività di incertezza e sfiducia anche nell'operato professionale di chi poi è andato a fare le perizie psichiatriche c'è, e purtroppo c'è oltremodo un vulnus che non ci consente neanche di rinchiudere in una struttura carceraria questa persona. Repini e poi Casone. Dunque, io innanzitutto devo dire che esprimo anch'io la mia vicinanza ai familiari delle vittime, perché ritengo anch'io sia necessario proprio farlo in un momento come questo. E devo dire che ho ascoltato anche con interesse chi ha parlato prima di me e che conosce anche il settore in modo approfondito, perché ci lavora, quindi ha conoscenza e competenza. Per quanto mi riguarda, io posso dire che la politica, penso, in questi casi debba anche interrogarsi su quali mezzi mettere in campo per evitare che tragedie come queste possano ripetersi, e soprattutto per capire anche se c'è la possibilità di qualche modifica normativa per assicurare poi delle soluzioni di diverso tipo rispetto a quello che stiamo vivendo e vedendo in questo momento. Guardate, poi stasera parliamo della città, quindi cambieremo tema, ma ci sono stati altri due episodi. Un'avvocata, sempre nel Trevigiano, aggredita da una persona che poi, tra l'altro, col coltello, era un suo cliente, persona che poi è andata, ha capito la gravità di quello che è successo, la donna sta bene, però insomma l'ha aggredita e ferita col coltello, è andato poi a suicidarsi per evidentemente questo shock causato. E sempre nel Trevigiano una persona straniera che urlava all'Akbar in strada ha rubato la pistola a un carabiniere, quindi già questa cosa ci aveva fatto venire in mente ovviamente quanto è successo a Trieste, e ferito gravemente un agente di polizia locale. Che ha perso un polmone, parlo sempre di quello che è successo solo negli ultimi giorni a Treviso, poi è stato ucciso invece da un collega dell'arma, è tutto accaduto appunto in strada. Va bene, Cason, sì. Cosa vuole dire? Poi Nicolino, se vuole chiudere lei, visto che insomma conosce bene il tema. Brevemente, anche da parte mia la piena vicinanza alla famiglia dei poliziotti caduti, ma penso sia tutta la città vicina alle famiglie. Innanzitutto va detto che le sentenze a volte magari possono apparire sbagliate, come in questo caso, ma vanno rispettate, la legge va rispettata. Se la legge prevede in questo caso che a seguito di una perizia psichiatrica che conferma l'infermità mentale del soggetto, questo venga assolto, purtroppo o cambiamo il codice penale o non possiamo farci nulla. E credo, è chiaro anche che una sentenza come questa crea veramente molto sconforto, molta delusione, perché può far passare un messaggio negativo, che è quello che
le persone malate di mente possano anche avere, tra virgolette, una licenza di uccidere. E questo non è un messaggio che dovrebbe passare, perché vedo anche i messaggi che stanno arrivando e purtroppo passa questo, no? Quindi bisognerebbe a livello nazionale, come diceva anche la collega Repini, lavorare appunto su questo, su queste tematiche, perché effettivamente se poi c'è o può esserci anche il pericolo di reiterazione di questi fatti, questo è il tema. Cioè, mi ha colpito molto quando Kevin Nicolini all'inizio, adesso chiudiamo così arriviamo ad altri temi, come vi ho detto, cioè, ha detto: io vedo sempre anche nei momenti un po' in cui si perde lucidità un intendimento, no? Cioè, quindi una luce in fondo a quegli occhi c'è, quindi probabilmente anche la famosa prima perizia, che però non viene più conteggiata, no, valutata, e che vedeva la semi-infermità, questo diceva, no? Diceva esattamente questa cosa qua, vedeva la semi-infermità, quindi vedeva della volontà nelle azioni della persona, responsabilizzava la persona rispetto alle azioni eseguite. Comunque, giusto a chiusura, si stima che in Italia ci sia una carenza di 10.000 operatori nell'ambito della salute mentale, ed è una cifra significativa, almeno a mio avviso. E questa cifra qui si paga quotidianamente, perché le persone che necessiterebbero di un certo tipo di percorsi alternativi, diversi, no, non lo ottengono, e si sfocia in queste degenerazioni, in queste situazioni che giustamente anche richiamano molto clamore, richiamano l'opinione pubblica, e sulle quali bisogna interrogarsi e continuare a interrogarsi, continuare a chiedersi anche quotidianamente cos'è la salute mentale, com'è che si fa salute mentale. È una domanda aperta, che deve restare aperta, ma sulla quale la politica deve responsabilizzarsi e continuare quotidianamente. Dove lavora lei? A riflettere. Diciamo, a chi ci serve, ho lavorato per 5 anni all'interno della microarea, un presidio sociosanitario. Sì, perfetto. E adesso lavoro nel comprensorio di San Giovanni. Quindi comunque sempre, diciamo, ambito sanità regionale, sì, in esatto, questo settore. E adesso io vedo ovviamente attaccare i magistrati, cioè io ricordo ancora una volta le parole... I magistrati non hanno colpe, perché rispondono delle perizie, ecco, eseguite in questo esattamente caso. Esattamente, cioè io voglio ricordare ancora una volta queste cose e poi davvero, cioè quelle parole del procuratore De Nicolo, che sono state illuminanti secondo me un po' per tutti noi, quando con estrema chiarezza ha detto quello che vi ho ricordato poco fa. Cioè, è chiaro che è colpevole, però se date le perizie, questo è l'esito, si applica la legge. E quindi anche Kevin Nicolini, che ha detto sin dall'inizio: io conosco questo mondo, non sono d'accordo comunque con questa sentenza, cioè, caspita, ragazzi miei, così... peggiorato nell'ultimo periodo, più segnalazioni, perché ho visto molte più difficoltà. Ci sono sempre più difficoltà in questo ambiente, perché i tagli sono sempre più alti, sempre questo più grandi. Questo è un dato, io dico aumento gli di stessi hanno casi. Scritto gli aumenti di casi in termini di disagio e disturbo mentale, esatto. È stato per il post pandemia, ma anche per la situazione socio-economica, quindi per quelle che sono le determinanti sociali di salute che vanno a implementare, vanno a fomentare quella che è una condizione di disagio o di disturbo delle persone, c'è una crescita esponenziale negli ultimi anni, alla quale, ripeto, la politica deve cominciare, sulle quali deve cominciare a riflettere seriamente, ma proprio seriamente, perché è grave la situazione. Va bene, allora ormai non si può più fidare della giustizia, fai del male sarai graziato, fai del bene sarai punito, siete liberi di dire quello che volete, insomma, diciamo, noi vi abbiamo spiegato qual è il quadro, come sono andate le cose. Allora, è già tempo della prima pubblicità, subito dopo parliamo di quello che sta succedendo a Trieste e partiamo da una di quelle cose che abbiamo raccontato dentro la giornata negli ultimi giorni, che è il duello a distanza tra Roberto Di Piazza e Francesco Russo. A tra poco. Sul tram alcuni inghippi ci sono stati, ma giustificano un ritardo di un anno, di due anni, non di sette. Okay. Ecco, quando i ritardi sono così grandi e spalmati su tutte le opere, perché il problema è, mi dica Danilo Sloca, un'opera che è stata fatta negli ultimi anni, non ce n'è una realizzata. Mi fa ridere perché parla uno che non ha mai lavorato in vita sua, insomma, ha fatto solo politica, per cui Russo
farebbe meglio star zitto anche sulle cose personali che dice su di me. Non sono passate inosservate le parole espresse ieri mattina dal consigliere comunale regionale Francesco Russo nel corso di Sveglia Trieste. Il sindaco di piazza, difatti, sentitosi chiamato in causa, non ha fatto attendere una sua risposta, visto che quando si parla di lavori pubblici si va a toccare un settore particolarmente caro al primo cittadino. Russo ieri ha messo in evidenza come negli ultimi anni grandi opere come la galleria di Piazza Foraggi, il tram di Opicina, i ponti verde e bianco sulle rive e la piscina terapeutica siano state gestite male dalla giunta. Alcune con degli iter particolarmente boriosi e complessi anche sul profilo burocratico, altre frutto di scelte politiche che, ha detto Russo, sono piena responsabilità del sindaco e dei suoi assessori. Ci sono state delle difficoltà amministrative, delle cose impreviste che qualunque amministrazione avrebbe avuto difficoltà sulla sua strada. Però poi ci sono delle scelte. Se il sindaco non si fosse intestardito in questa sua fantasia di creare il cassero, cioè questa specie di bruco per cui si andava sotto, le persone lavoravano e il traffico rimaneva, e probabilmente quell'opera lì sarebbe stata bandita in maniera diversa e realizzata in maniera diversa. Credo a una punta d'orgoglio che ho cambiato questa città, dalla grande viabilità alle rive, alla piscina bianca, al nuovo polo natatorio, alla piscina di San Giovanni. Potrei andare avanti fino a domani mattina, via Torino, piazza Ortis, tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, il Porto Vecchio, quello che chiamo Roiano, quello che siamo, per cui lui, non so, o vive in un'altra città o probabilmente non si rende conto di quello che dice. Allora, a questo punto, negli ultimi giorni, vi dicevo, questo duello a distanza. Oh, sta con Di Piazza o con Russo? In quello che ha appena sentito, No, io sto con Di Piazza. Fate vedere che assolutamente. Casò sta con Di Piazza. Certo. Allora, l'abbiamo già dichiarato. No, perché sei andato? Era capogruppo della lista di Piazza. Il rapporto con la lista di Piazza è una cosa, il rapporto con il sindaco è un altro, il rapporto con la coalizione di centrodestra, con la maggioranza è ancora un altro. Ma quindi diciamo, arrabbiati con Rossi che è il presidente della lista o è arrabbiato allora, se vogliamo adesso discutere di questo, discutiamo tranquillamente, come ha già detto qualcuno, era una questione di rispetto e di condivisione mancata. È mancata la condivisione su una nomina così importante come un assessore del Comune di Trieste. Chi avreste voluto voi come assessore tra di voi? Allora, diciamo, vuol dire che avevate un nome? No, perché l'abbiamo dichiarato, erano tutti quanti, i 4-5 consiglieri erano disponibili, si erano offerti pienamente, chi si sarebbe messo in aspettativa, chi era libero, chi si sarebbe eventualmente, Panteca, dimesso dalla presidenza del Consiglio Comunale per fare l'assessore, cioè per spirito di servizio noi abbiamo offerto la nostra disponibilità per essere appunto incaricati. Sì, però diciamo, adesso io faccio domande per capire, non si può fare diciamo un assessore part time, cioè un assessore a settimane, vi cambiate tra i cinque? No, ma non era questo il problema. Quindi non era chiunque questo avesse poi scelto, noi, gli altri allora, se la sarebbero presa. Un passetto indietro. Passa questo quando segnale, noi abbiamo ricevuto la notizia e non ci aspettavamo, io devo dire, tra tutti ero quello più tranquillo e anche, devo dire, cioè non è lei che ha fomentato gli altri a lasciare la lista di piazza. Io ero molto tranquillo. No, perché si dice che sia lei. No, assolutamente. Okay. E poi non c'è neanche un fomentatore, se dobbiamo dirla tutta. Però io ero molto tranquillo e sono uscito da quella stanza lasciando tutti quanti lì. Bene, non c'è altro da dire. Grazie, arrivederci. E sono uscito per primo. Certo, sono uscito per primo. È un segnale, come dire. È un segnale, l'ho presa male, ovviamente. Certo, l'ho presa male, ma almeno so adesso quello che devo fare della mia vita. Mm. Ho detto, benissimo, adesso mi occuperò, visto che mi ero reso disponibile sul mio lavoro, non farò quasi più niente per quanto riguarda la lista di piazza, perché non sono stato, parlo per me adesso naturalmente, no? Perché ognuno parla per sé, considerato, ma come condivisione, non come nomina ad assessore, non era quello, noi non siamo stati, come in altre fattispecie, chiamati essere, per condividere la onesto notizia. Sono d'accordo. E abbiamo allora dato una risposta. Sono d'accordo, e ci credo che poi l'opposizione su questo abbia ma molto da dire. Ci saremmo espressi, non c'è stata la possibilità di esprimersi. Questo è il problema. Ma quando voi vi esprimete, fate il dialogo uno a uno, mi pare, no, col sindaco. Ognuno di voi è stato ricevuto dal sindaco. Sì, ma avremmo dovuto fare un'unione tutti quanti insieme. E uno di voi dice, io lo farei, disponibile, io lo farei. Uno deve scegliere, certo, prima o poi. Ma certo, però avrebbe dovuto comunque chiudervi insieme nella stanza e dirvi, ragazzi, tra voi ho scelto Tognoli, giusto? Sì. Questo è mancato, no, questo. No, è mancata la condivisione. Che condivisione? Ma scusate, se uno di voi voleva, era noi ovvio che comunque siamo i vertici, eravamo i vertici della lista di piazza, perché non
vero che c'era soltanto Rossi, Grilli, c'era il capogruppo Casone, c'era il presidente del consiglio Panteca, c'era Codarin come presidente della terza commissione, siamo i consiglieri storici, qualcosa conteremo forse, ci sentiranno almeno per condividere una nomina così importante. Ma lei, posso fare una domanda ancora? Non c'è stata condivisione. Condivide l'idea, per esempio, che uno che ricopre il ruolo prestigioso di presidente del consiglio fosse in lizza per fare l'assessore, o si mettesse in lizza per fare l'assessore? Non rispondo per gli altri. Dovrà rispondere il diretto interessato eventualmente. Io ho un'opinione su questo. Io ho una mia opinione, ma rispondo per me. Io posso dire che professionalmente, dopo 30 anni di professione, uno studio professionale, ho detto metto da parte la professione se mi viene conferito l'incarico, perché è un incarico che comunque prevede un importo full time, un rapporto full time a tempo pieno, perché un assessorato è veramente complicato quello. Non c'è dubbio. Ecco, e io chiaramente ho detto metto da parte per 4 anni la mia professione e mi applico solo su questo. Bene, l'ho detto al sindaco questo. No, ma quando mi ha chiamato tutti, però caso l'hanno detto tutti questo. Sì, io lo sapevo. L'ha detto Codarin che lavora in banca, non l'ha lo detto sapevo Tognoli, perché ci ha sentiti distintamente, separatamente. Non ci parlavamo durante quei giorni, dico la verità, non ci siamo sentiti tra gli altri perché c'era un po' di tensione tra noi. Cioè non sapevamo se uno di noi veniva chiaramente nominato. Ma sì, ma normale, non era neanche una rivalità, normale competizione tra colleghi, chiamiamola così. Ma ecco. Se avesse scelto lei, gli altri come l'avrebbero presa? Beh, ne abbiamo discusso, come se fosse stato scelto Codarin, ad esempio, non ci saremmo assolutamente dimessi, non saremmo usciti dalla lista di piazza, perché non ci sarebbero stati gli estremi per uscire. Saremmo rimasti male? Probabilmente sì, perché io comunque ho svolto comunque l'incarico di presidente. E allora è una questione di cursus honorum, è diverso, cioè lei dice noi siamo qui da più tempo, abbiamo fatto più cose rispetto a Tognoli, per dirne, è così. No, doveva esserci condivisione ed è venuta a mancare la condivisione. Sindaco o Giorgio Rossi, indifferente chi, avrebbero dovuto dirci e se si è scusato il sindaco pubblicamente ci sarà un motivo, no? Per la mancata il sindaco? Eh sì, si è scusato il sindaco. Di quando? Ieri si è scusato. Consiglio comunale? No, ieri con i giornalisti e sul giornale c'è la dichiarazione del sindaco che ha chiesto scusa ai 4 consiglieri. Non l'ho visto. Sul piccolo di ieri. Sì. Quindi io ho apprezzato molto anche le scuse del sindaco per questo, per questa mancata, che non si torna indietro, nel senso che lui non torna indietro perché chiaramente la nomina è stata già conferita, noi non torniamo indietro e andiamo avanti a fare il nostro, con tanto spirito di servizio come sempre, che ci contraddistingue, lavoro per la città, all'interno di un gruppo sempre civico, anche se si chiama misto, a me non piace molto il nome misto, ma... Può essere che in futuro daremmo un nome ad un gruppo, stiamo lavorando, stiamo discutendo di questo. Che cos'è questo nome? È un nome conosciamo? Un nome nuovo? Assolutamente. Quindi non è lista Fedriga, per dire? No, non stiamo discutendo. Lei non andrà in Fratelli d'Italia, un altro in Lega? No? Non stiamo valutando e stiamo lavorando su un progetto politico. Cosa ne pensa Repini di tutta questa vicenda? Insomma, io questa vicenda qui non la valuto in modo positivo, nel senso che sento la maggioranza scricchiolare, innanzitutto perché si tratta della lista che porta il nome del sindaco, della lista di piazza. Cioè, quindi l'abbandono della lista di piazza, cioè, qui ci sono due, secondo me, valutazioni da fare. Uno, il tema che comprendo e condivido, che il tema su una scelta di tale rilevanza, la condivisione in un gruppo dovrebbe esserci, quindi da questo punto di vista comprendo e auspico che anche il consigliere Cason comprenda quando noi dell'opposizione in consiglio comunale sosteniamo l'importanza anche della condivisione di certi progetti con la cittadinanza, la partecipazione a partire dall'Ovovia, perché è brutto sentirsi esclusi. Poi c'è sicuramente anche il tema della sfiducia che è nata anche nei confronti dello stesso sindaco, perché voglio dire, nel momento in cui si rompe un rapporto di fiducia questo continua ad essere un ulteriore problema. C'è il tema degli squilibri, oppure girando la domanda se tengono gli equilibri in questa maggioranza. Poi c'è anche il tema dell'assessorato al sociale, che ritengo... cioè che sia uno degli assessorati più importanti del comune di Trieste, perché sappiamo che un assessorato... Cioè non poteva essere una delega all'asta, ecco, questo che si intende dire, no?
il minimo che potevate fare, bravi a uscire dalla lista. Vabbè, questo me lo siete scritto voi. Chi l'ha inviato? Perché? No, no, scherzo, mi perdoni. Tra l'altro, come voglio rispondere anche a un altro sms, ci sono pure degli avvocati che li difendono, e si parla del caso Merano ancora prima, ma cioè, è la democrazia, è la legge che lo prevede, e ci deve essere un avvocato della difesa, insomma, non certo, scherziamo certo su queste cose qui. Certo. Scusi. No, e poi tornando all'assessorato al sociale, ritengo che per un assessorato di quel tipo, oltre alle competenze, ovviamente al tempo pieno che ci si dedica, è un assessorato che sappiamo nella nostra città è fondamentale, perché di fragilità ce ne sono tante, e quindi voglio dire, qua ne va della vita dei cittadini, quindi ci vuole anche una persona che sia competente da subito, che sappia mettere le mani. Cioè, va bene, voglio dire, allora, anche l'assessore Grilli è stato in questi anni un assessore, certo, che ha saputo gestire. Arrivo subito. Allora, io dico una cosa, il capo in quanto tale deve decidere, cioè è così secondo il me caso. Dopodiché sa la cosa, secondo me, in un consiglio di amministrazione non è proprio così, eh? No, ho capito, ma perché insomma, lei ritiene, noi, diciamo, la giunta un consiglio di amministrazione. Beh, certo. Però c'è il sindaco che anche, sulla, no?, propria fiducia sceglie come consiglio comunale. Però va bene, diciamo, per me un capo deve decidere. Dopodiché io sono uno, per esempio, che condivide le scelte. Poi, sì, alla fine tanto la devi sempre comunque fare tu per ultimo. Mm. E se vi avesse detto, chiudetevi voi i 5 e scegliete voi. Mm. Come finiva? Noi avremmo, perché l'ha chiesto, anzi. No, non ce l'ha chiesto, e noi avremmo eventualmente valutato, naturalmente ci saremmo messi a lavoro su questo, una figura a questo punto anche esterna. Addirittura? Anche esterna eventualmente. Proprio perché c'era così tanta rivalità tra voi? Beh, tra noi non c'è rivalità, ma c'è sicuramente competizione, perché ad esempio, il collega Labuder, noi abbiamo collaborato per anni, io come Presidente della Commissione Bilancio ho abbracciato tutti i dipartimenti per 5 anni e mezzo del Comune di Trieste, tutti gli assessorati, abbiamo collaborato tanti anni assieme, e approfitto anche per fare le congratulazioni pubblicamente al mio assessore, perché abbiamo tanti anni lavorato assieme, e auspico anche che la... arrivo subito. Perché poi tanto, guardi, io voglio conoscere, voglio conoscere adesso, per alleggerire un po', perché sennò mi dispiace prendere un casone, diciamo, con tutte donne. Io voglio conoscere l'armocromista, terma che non riesco a imparare. L'armocromista di Michele Babuder, che stasera il mocassino marrone, il due marroni del calzino, la giacca e la cravatta, fantastico. Voglio conoscere l'armocromista. No, io questa sera dicono a Trieste, mi non me pronunzio, faccio di donna. Io per quello volevo in dire, realtà, è sicuro in realtà di voler dire qualcosa. No, qualche qualcosa cosa dico io, no, però non entro nel merito degli altri, dico che... Allora. Posso capire il malcontento, anzi l'ho capito in passato, nel mio caso in questo contesto ho potuto godere dell'onore, cioè, di essere per nominato scegliere per, lei, cui per scegliere capisco, lei si è riunito tutta Forza Italia, no, ma io, deciso... io innanzitutto credo di aver dato con onestà e con coerenza molto a Forza Italia, e credo anche di aver ricevuto altrettanto nel passato. Spero che la nomina sia giustificata anche da un livello di competenza anzitutto, non solo di politica, e di voglia di fare e di fare. Allora, bene. Obiettivamente tutti ci eravamo stupiti che Babuder non fosse ancora assessore in questi anni, su questo non c'è alcun dubbio. Mi perdoni, torno subito da lei. Complimento. Però, cioè, lì ha scelto un capo. Ma ritorniamo sul discorso, cioè, secondo è quello me che io le scelte dare... devono essere guardi condivise. Che lei ha detto però che se vi riunivate tutti quanti, sì, avreste poi scelto una figura esterna, cioè nessuno, sì, di voi, no, guardi che non è mica un'ipotesi la mia, questo non è avvenuto, e quindi io ritengo che poteva essere un'ipotesi, questa è un'idea, non è detto che poteva finire così, non lo so veramente, ma non c'è stato il momento, non posso dirlo, non posso rispondere, perché non c'è stato vi un momento di condivisione. Quello che hanno fatto o no? Allo Stato mi pare assolutamente di no, per cui non hanno garantito peraltro anche la loro fiducia pur nella appartenenza al gruppo misto al sindaco Roberto Di Piazza, al programma elettorale, alla coalizione. Io nel mio ruolo adesso anche di assessore ovviamente resto e sono a disposizione di quelle che erano le istanze di tutti i consiglieri, non mi sono neanche posto francamente il problema di dire farò l'assessore che metto il quadro e lo tiro via il pomeriggio.
Credo cioè, e auspico che questa e spero è una mossa ci sia, pericolosa. Credo, auspico che ci sia la responsabilità di quattro consiglieri che non si sono più ritrovati nell'ambito di una lista. Certo, fa dispiacere anche a me, ma credo che faccia dispiacere al sindaco, faccia dispiacere anche a loro, ma non la sì, vedo come una questione di lealtà o meno, ecco. Non mi permetto però, come non l'ho fatto mai neanche con i partiti, chiamiamoli dell'opposizione, se non a livello nazionale, perché insomma abbiamo un contatto diretto, ma non mi permetto assolutamente di entrare nelle dinamiche di altri. Non c'è dubbio, però è una mina pagante, mi perdoni Casone, cioè è un tema da disinnescare e che avete voi nella maggioranza, cioè questo che io... Beh, attenzione, il tema da disinnescare, cioè è una bomba da disinnescare, non vedo problematiche. Politicamente, adesso, insomma, non è che insomma, se ne sono andati quattro di Forza Italia, no. Se ne sono andati quattro che hanno... Cioè, quello che è diventato nome... quello che è rimasto di Forza sì, Italia. Che è già garantito. È notizia, dice. È rimasto e rimango di Forza sì, Italia. Sì, sì, no, ma certo, però quelli che hanno nel proprio simbolo il nome del sindaco, e questo è il tema forte, cioè certo. È un colpo al cuore... Anche per noi è stato un grande colpo, sicuramente, dopo diciamo, tanti le anni personali. Di lealtà, di collaborazione, insomma, e anche di competenze acquisite, no? In tutti questi anni è veramente un colpo duro. Nicolini, secondo lei cambia poco? No, non cambia poco. Non cambia poco, sono dispiaciuto per il consigliere Casone, sono maricato per lui, per il suo gruppo, però da fuori ha un che di esilerante, siccome siamo in un momento in cui ci congratuliamo vicendevolmente, faccio le congratulazioni, condivido le congratulazioni, sottoscrivo le congratulazioni al mio assessore Michele Babuder, al quale faccio i migliori auguri e al quale faccio anche un invito, ovvero di rispondere a quell'ordine del giorno che vi siete votati a dicembre, ovvero di andare dai residenti coinvolti, dove passerà la cabina via, siete ancora andati a trovarli. Quindi quando mi darete la parola io parlo di tutto. Quindi, non vedo l'ora che andiate a incontrare i residenti. Dopodiché mi congratulo anche col neo assessore Massimo Tognolli, al quale faccio il più grande in bocca al lupo, perché sarà sarà Ring venerdì prossimo, tra l'altro. Lo guarderemo sicuramente, sarà un'esperienza forte, perché il mondo del sociale, il mondo in cui lavoro è un'esperienza forte, un'esperienza importante, è a bilancio, è la dimensione più corposa all'interno del bilancio comunale e soprattutto eredita un'eredità ben importante, che è quella dell'assessore Grilli, che per tanto tempo ha saputo tenere in piedi diverse visioni del fare sociale e l'ha fatto a mio avviso discretamente, bene, molto bene, e alle volte ha saputo anche sempre tenere aperta una dimensione dialettica con l'opposizione, e questo ha favorito buoni percorsi. Mi auguro che Tognolli sappia fare lo stesso, che tenga aperte queste strade, queste vie con l'opposizione. Per quanto riguarda la lista di piazza, chi lo sa, è un po' esilerante, perché non più tardi di 2 mesi fa si applaudiva il ritorno di Rescigno, lo saluto se ci sta guardando, lo si applaudiva in consiglio comunale perché è rientrato in lista di piazza, ora se ne vanno in 4 su 5. Mi dispiace anche per il povero Tognolli, perché voglio dire è rimasto un atomo, entrare da neo assessore come restando un po' da solo isolato non deve essere particolarmente facile. Auguro a questo punto alla lista di ricompattarsi in qualche misura, sono molto curioso, ma credo siano anche a caso molto curiosi di conoscere quali saranno gli sviluppi. Però non ballano un po' di più i numeri in Consiglio Comunale, cioè sì. Restano nella maggioranza, l'hanno detto, Sì, però cioè, questa situazione porta a tanti quesiti o anche movimenti futuri che non so quali potranno essere, no? Nel senso anche per quanto riguarda la stessa figura del Presidente del Consiglio Comunale. Cioè? Nel senso, nel momento in cui, quando è stato eletto, è stato votato dal Consiglio Comunale, dalla maggioranza nella lista di piazza. Oggi non è più nella lista di piazza, cioè voglio dire, un altro partito di maggioranza potrebbe anche tirare fuori il problema. Cioè, non è così. Oggi c'è il gruppo misto, domani magari potrà esserci un altro gruppo. Comunque
è un esponente di un gruppo che ha quattro consiglieri. Però quattro, diciamo, consiglieri gli... valgono qualcosa probabilmente in consiglio comunale. Sì, però, no? però gli equilibri cambiano, no? Gli equilibri cambiano e anche e nello stesso tempo, dal mio punto di vista, proprio la fiducia, l'autorevolezza del sindaco viene un po' macchiata da questa situazione qua. Questo è, secondo me, semplicemente una questione di rapporto tra i consiglieri e il sindaco, non tra il sindaco e la maggioranza o il sindaco e il consiglio comunale, cioè, non ha niente a che vedere. Avete visto anche nel consiglio regionale, no? In questi giorni, cioè, si è scelto che il ruolo, ha scelto la maggioranza di Massimiliano Fedriga, il ruolo di presidente del parlamentino regionale lo avesse il leghista Mauro Bordin, e così è stato votato appunto dalla maggioranza. Allora, un anno e mezzo fa, si è fatta questa stessa scelta in comune e che il presidente del Consiglio Comunale dovesse essere espressione della lista di piazza. Oggi Panteca non è espressione della lista di piazza. Quindi voi dite, restiamo nella maggioranza. Espressione del gruppo ma misto. Ma Fratelli d'Italia, adesso ipotizzo, o qualcuno di voi magari, adesso vabbè, qua facciamo fantapolitica, no? Sì. Qualcuno di voi fa un passo avanti, finisce in uno dei partiti che sia Lega o Fratelli d'Italia, magari più probabilmente, per poi essere votato nuovo presidente del Consiglio Comunale. Cioè, qui sta anche un po' nella tenuta di voi quattro. Cioè, esatto. Capisce che, diciamo che sono autorizzato, cioè, Panteca riportare... oggi non rappresenta più una delle liste che sosteneva. Sono autorizzato, direttore, a riportare proprio da parte degli altri, anche consiglieri, che il fatto che siamo molto compatti, siamo molto uniti, e se qualora dovessimo fare una scelta di movimento civico, lista civica, gruppo a parte o entrare in un magari partito nazionale, dovremmo farlo assieme. Cioè tutti e quattro. Siamo compatti. Anche questa è una notizia. Siamo molto compatti. Molto. Va bene. Allora, vi voglio far vedere... Allora, innanzitutto mi scuso di non aver letto, diciamo, quelle righe sul piccolo, insomma, qualcuno scriveva anche adesso. Noi abbiamo intervistato più volte, quasi ogni giorno, il sindaco. L'unica volta in cui gli abbiamo chiesto qualcosa, ha detto non è un problema mio, quindi non sapevo che... Non le ho viste, non le ho sentite, quindi non me ne faccio una colpa, diciamo, sono contento che questa sera me l'abbia ricordato Casò. Non le ho sentite, quindi... È così. Va bene, va bene. Allora, volevo tornare appunto anche a quello che avete visto tra Russo e Di Piazza. Prima però, Guido, ci fai vedere Palachiarbola oggi? L'allarme è rientrato, ovviamente stiamo seguendo con attenzione tutto il percorso. Ci tenevo a questa conferenza stampa per far chiarezza ovviamente su tutto l'iter, ma anche per comunicare quanto importante sia Palachiarbola di Trieste per tutta la città. L'allarme Palachiarbola è rientrato, la struttura è operativa mattina e pomeriggio. Dopo la parziale riapertura solo pomeridiana del 27 marzo, le prescrizioni indicate dai vigili del fuoco sono state ultimate ed è stato anche risolto il nodo del personale preposto con abilitazione antincendio. Incendio rischio elevato necessario per mantenere aperto l'impianto. Oggi l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha tracciato il lavoro eseguito in questi mesi. Il tassello mancante è relativo a due piccole palestre in concessione a società della pesistica e delle arti marziali, che però non stanno pregiudicando l'operatività intera della struttura. Stiamo lavorando per ulteriori prescrizioni più a lungo termine date dai vigili del fuoco, che però permettono, come potete vedere alle mie spalle, la piena apertura a regime della struttura, e stiamo lavorando anche sulla parte della struttura, ovvero una zona data in concessione, quindi sono delle palestrine date in concessione a un terzo, un'altra ADS, che purtroppo non sono state, i lavori non sono stati eseguiti come da prescrizione dei vigili, e quindi il comune si sta facendo carico ovviamente anche di questi nuovi lavori affinché possano rientrare anche quelle società che frequentavano essenzialmente quelle palestre lì, quindi pugilato e arti marziali. Costo dell'intera operazione 650.000 euro. I principali interventi hanno riguardato il rifacimento della guaina, l'impermeabilizzazione, la sistemazione delle parti ammalorate, a cui seguiranno interventi di adeguamento delle barriere architettoniche. In più sono state rimosse attrezzature sportive in disuso dall'area tribune e in generale altri materiali inerenti alle attività delle società, ma ormai dismessi da anni e depositati qua e là dentro il palazzetto. Sono stati aggiunti punti antincendio con nuovi estintori e allo stesso tempo è stato rimosso materiale che avrebbe potuto, in caso di incendio, prendere facilmente fuoco. Allora, così, insomma, intanto sono molte cose da fare, no?
Da cosa si parte col suo assessorato? Compiti? Diciamo, allora, innanzitutto io credo che sia sotto gli occhi di tutti come la nostra città stia cambiando in ragione della nuova attrazione che riveste per molti che la visitano e che qui poi decidono di confluire. Quindi il tessuto, quello che è della pianificazione, dell'urbanistica, delle strade, ovviamente andrà in qualche maniera e va ripensato, come è già nelle more di questa amministrazione, come anche noi come Consiglio abbiamo delineato negli anni scorsi. Ritengo che ci siano dei temi che sono all'attenzione di tutti e che stanno a cuore indipendentemente da quelle che sono le posizioni partitiche, come quelle dell'ambiente, come quelli del servizio delle strade, che non finirà mai di essere avvolto dalle richieste dei cittadini. Ci sono dei temi che sono stati anche di recente sollevati, come quelli delle comunità energetiche, a beneficio anche di operatori commerciali, oltre che delle famiglie, ma anche degli operatori commerciali. Confcommercio, Confartigianato stanno cercando di spingere, quindi già in questo senso gli uffici si erano mossi. Io devo dire che ho trovato un ambiente che già avevo la fortuna di conoscere per le esperienze pregresse di commissione, quindi commissione lavori pubblici, prima in quella di urbanistica, delle circoscrizioni, è un ambiente pieno di competenze professionali, dove si mettono le scarpe da ginnastica. Prima parlavamo ridendo dei mocassini, ma dalla mattina alle 8 alla sera alle 18-19 io vedo persone che professionalmente si impegnano e che hanno delle grandi capacità, per cui oggi abbiamo inaugurato, perlomeno non abbiamo voluto fare un'inaugurazione, ma è stato aperto nell'area, nella bretella del Porto Vecchio, il nuovo parcheggio dei Pullman. L'altra settimana avevo visto sui giornali, due settimane fa, delle polemiche: avete abbattuto la Tripkovic per lasciare i Pullman. In realtà è stato completato un intervento alla Tripkovic e contestualmente 10 giorni dopo abbiamo realizzato un parcheggio dei Pullman. È evidente sotto gli occhi di tutti che anche di questi sono piccoli passi, ma che vanno a recuperare e a rigenerare delle aree dell'area del Porto Vecchio, ovviamente, che sono ormai patrimonio di tutti noi. Per cui i passi sono molti. Adesso avremo una prossima variazione di bilancio in cui molte delle richieste, perché andranno ulteriormente condivise con i colleghi di giunta, allora, con i diversi servizi, portano ad un incremento di quelli che sono gli ammodernamenti nelle scuole pubbliche, negli istituti. Io ho chiesto e chiederò che ci sia una particolare attenzione anche da parte di chi poi ha i soldini di questa amministrazione nei confronti delle strade, perché intendimento anche del sindaco proseguire e anzi implementare quelle che sono le necessità di riammodernamento di marciapiedi e strade. È intenzione di questa amministrazione, mia in particolare, a cui tengo in particolar modo, quella di avere la garanzia delle disponibilità sufficienti per poter manutenere i giardini. Ecco, non arriveremo a recuperare forse quanto magari in precedenza non abbiamo potuto realizzare, ma io auspico, e come mio primo obiettivo è quello condiviso anche con gli uffici, di riuscire ad avere le capacità finanziarie perlomeno per tutte le manutenzioni ordinarie di quest'anno. Io credo che questo sarebbe già un obiettivo che potrebbe consentirsi di allargare e di poter beneficiare di un patrimonio verde per tutti. Poi ci allora, sono noi abbiamo, aspetti Baguda, noi abbiamo Trieste Lavori in corso, no? Ha visto anche lo scontro e il confronto tra Russo e Piazza, impietoso Russo nel dire no, no, ma insomma ci sono diciamo, fermo, ho fatto poco. Ma ci sono dei temi che è difficile, voglio dire, non sottolineare, perché penso che il tema del tram insomma sia effettivamente un grosso problema, visto che non è ripartito e siamo quasi a 7 anni, insomma, quindi cioè, questo è un tema che è legato non solo al trasporto, ma anche un simbolo turistico della città, quindi anche con l'incremento del turismo è fondamentale che riparta il prima possibile. Si è toccato il tema della Galleria di Montebello, insomma ci sono tante questioni, i ponti, il Ponte Bianco, l'acqua marina, insomma tante questioni che vanno a rilento. Il problema anche grosso è stato forse illudere le persone con i tanti annunci di date che poi sono state regolarmente posticipate, però io mi, come dire,
visto che sono stati tutti molto cortesi questa sera, anch'io mi sento di fare le mie congratulazioni all'assessore Michele Babuder. Mi volete lusingare? No, nel senso, grazie. Ma adesso spiego anche, cioè nel senso, io auspico che sui temi che dovrà trattare come assessore ci sia anche una grande sensibilità per il territorio, perché penso che un assessore che si occupa di urbanistica debba farlo al 100%, quindi sono molto contenta che ci sia adesso un assessore che lo farà a tempo pieno. Io vorrei portare solo oggi, evidenziare tre temi che ho anticipato ma non avevo spiegato prima all'assessore Babuder, perché il primo tema che mi sta molto a cuore è quello di Piscianzi, che so che avete trattato tante molte volte anche, sì, anche con varie, insomma, la frana, mm-hmm, perché lì veramente quel a parte che è un, come dire, un rione, un borgo della città che è meraviglioso ma che è bloccato da tanto tempo, e poi c'è il tema della sicurezza stradale e quindi proprio del borgo di Basovizza, dove ci sono proteste da tanto tempo, e auspico che sì, che insieme riusciremo forse a portare a risolvere qualche questione che riguarda da vicino la cittadinanza. Sai che però su quello, scusi Babuder, avevamo fatto la domanda ormai anche qualche settimana fa allo stesso Di Piazza, che ha detto noi abbiamo fatto i controlli, no? E che in realtà ce n'erano solo due tra i tir passati che erano fuori controllo, perché gli altri invece rispettavano gli orari. Sì, però no, c'è la mancanza, ricordo, di attraversamenti pedonali, di marciapiedi. SMS ne avevamo chiesto subito al sindaco, però la protesta continua. Sì. Nicolini, lei che dice invece sul fronte lavori? Ma per rispondere all'assessore Babuder, quando dice che il Porto Vecchio sarà di tutti, mica tanto. Le alienazioni previste dal comune in sede di Porto Vecchio saranno sostanziose, significherà perdere un pezzo di città, per quanto riqualificata. Quando l'assessore Babuda giustamente dice che c'è un approccio vicino all'ambiente, mica tanto, perché la cabinovia di ambientale, di sostenibile, ha poco se non niente. E nell'ambito anche di quello che è il stesso Porto Vecchio, si andrà a costruire un grande parcheggio che diventerà un ulteriore attrattore di traffico, e anche questo di ambientale ha poco, ma per quanto riguarda... per quanto riguarda l'urbanistica, per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda la viabilità, è sotto gli occhi di tutti quanto sono stati visibili, palesi, i rallentamenti dell'opera della galleria di Montebello, che sembra più una barzelletta ma che non continua a non far ridere, perché taglia fuori mezza città, tra l'altro da quella parte della città ci arrivo io quotidianamente, devo fare il giro del mondo per raggiungere il centro città. E penso anche all'acqua marina che non riesce a ripartire, con un'associazione che cerca ancora una sede, abbiamo presentato degli emendamenti a riguardo che non sono stati accolti, e penso al tram, insomma ci sono delle opere incompiute che non solo vanno a rilento ma delle quali proprio non si riesce a vedere la luce, e i cittadini in questo caso stanno aspettando e continuano allora, a chiedere. Allora, voglio sentire Babuder e Cason su questo, poi mi prepari l'ipotesi biglietto gratuito per Miramare. Guido, che voglio far vedere una cosa che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, prego. Allora, io continuo a dire che garantirò da assessore, tanto quanto ho fatto prima da presidente di commissione e consigliere, la massima disponibilità a spiegare anche ai contrari, ad esempio alla Cobina Via, quali possono essere delle ragioni contrarie. L'ho fatto fin da subito, mi sono confrontato sempre con chiunque, credo che non mi possa essere negato. Sono stato, credo, l'unico della maggioranza all'inizio a andare a confrontarmi con loro e con Russo in un primo dibattito pubblico, parliamo di 2 anni fa. Detto questo, però, avrei anche il piacere che nell'ambito della nostra responsabilità di consiglio non si continuasse a ragionare unicamente per partito preso, perché questo, vi assicuro, e lo sappiamo credo tutti noi, il più delle volte non porta beneficio né all'interesse politico partitico di ciascuno di noi e neanche al bene della collettività. Per risponderti in termini pratici, per anni mi sono sentito dire che Trieste non era all'altezza di piste ciclabili, e uno dei prossimi cantieri sarà proprio quello e andrà nella direzione sulle rive di ammodernare un'infrastruttura che già era presente ma che non era
così condivisa, quindi l'allargamento delle piste ciclabili. Mi sono sentito dire che, visto in commissione tre settimane fa, una mozione per sollecitare l'avvio di comunità energetiche, dal mio assessorato è partito un primo input, condiviso peraltro in qualche maniera anche, devo rendere onore e merito a chi l'aveva strutturata prima come convenzione con la comunità energetica collinare del Friuli, che è uno dei primi ambiti in cui si è sviluppata una comunità energetica e che quindi potrà fare di concerto con la regione anche da accompagnamento per quelli che saranno le nostre prospettive sul territorio locale dell'originaria ex provinciale di Trieste. Quando diciamo che il Porto Vecchio è fermo e che verrà svenduto, io credo che sia una gran falsità. Nei prossimi mesi, non do una scadenza, ma basta andare fuori dal cantiere di Viale Miramare, di Largo Città di Santos, e c'è la tabella con tutto quello che sarà il nuovo viale alberato che riporterà verso ovviamente il magazzino 26 e quelli che sono stati gli spazi già recuperati. Ora, se poi vogliamo dire che bisogna fare tutto questo con uno schiocchio di dita, credo che sarebbe ingeneroso, non nei confronti della politica, perché Babuder, Savino, Polli o altri consiglieri passano e assessori vanno, ma nei confronti di chi in realtà si spende, fa dei progetti anche con l'indirizzo politico, ma fa dei progetti che sono basati sulle necessità e non su quelli che sono gli interessi politici. Detto questo, ci sono tantissimi temi che avremo modo di sviluppare. Ho assicurato dal giorno successivo alla mia nomina anche alla Presidente della seconda circoscrizione che sarei andato a confrontarmi su quelli che sono i temi. Ricordi, Valentina, che andammo a vedere assieme all'amico. Non l'ho calendarizzato, ma non questa settimana, quella dopo sicuramente. Cioè, sul tema della cabinovia? Cioè incontrare i residenti? No, andrò a incontrarli. Adesso mi veniva posto la questione di Basovizza, della strada, di quelle che sono delle problematiche. Sì. Io ricordo, e lo sa Valentina, che andammo con Igor Svab nella precedente consigliatura di fronte alla Chiesa con l'assessore Lodi per cercare di trovare una conformazione di marciapiedi e di spese, ti ricordi, sulla chiesa stessa che è stata realizzata. Il confronto è giusto che ci sia, però è giusto anche che ci sia. Babuder, come pensa di essere accolto agli espropriandi della cabinovia? Ma guardi, io sono stato accolto brevissimamente, io ho firmato alle 3.10 di mercoledì 19, alle 3.20 sono sceso dal comune, mi sono sentito dire vergognati, mi sono fermato e ho detto guardate, di fronte a due persone che peraltro sono anche mie vicine di casa, da parte mia ci sarà un confronto, quello che ha deciso l'amministrazione può essere un bene, può essere un male per voi, ma di fronte all'educazione io rispondo con educazione, di fronte a quella che è la maleducazione non rispondo proprio, per cui mi fermo a dire questo. Se vuoi dire ovviamente qualcosa su questo caso, l'altra domanda è, diciamo, come gruppo, se porterete avanti anche delle tematiche, qualcuno poco fa ricordava Trieste Servizi, no? Se lo ricorda tutto quel dibattito. Sì, come no, ma ne possiamo sempre discutere. No, sempre nel senso avete intenzione magari di porre dei temi, no? Adesso che siete un po' più svincolati. Sicuramente, mi piace la parola svincolati, effettivamente siamo liberi adesso di scegliere, abbiamo delle teste pensanti, abbiamo comunque un po' di esperienza, però volevo rispondere al collega Nicolini quando dice che le opere non hanno visto ancora la luce. Ma scusate, noi o voi, insomma tutti quanti siamo entrati un anno e mezzo fa in questa consigliatura. Ci sono i fondi PNRR, sono arrivati, si parla di opere pubbliche molto importanti, tra cui quelle appunto delle infrastrutture del Porto Vecchio, del viale lineare e alberato, adesso parte la progettazione del polo ludico sportivo, no? Il terrapieno di Barcola, abbiamo visto i rendering, sono molto interessanti, daranno vita, no? a quel territorio, a quella zona che in questo momento è abbandonata, e a parte il polo museale, insomma, che vedrà la luce sicuramente tra un anno, non lo so, ma i lavori sono anche lì molto importanti. La galleria di Montebello, lavoro molto importante, vedrà la luce
no, la fine, no? Del, la fine del tunnel. Esatto, la vedrà tra poco tempo, un mese, sarà, va bene, giorno più, giorno meno. Il tram è pronto, sono passato anche oggi, sì, ho piscina, non ho visto, insomma, che tutte le banchine sono pronte, insomma, il tram tra pochi giorni, io dico, mese. Quindi se temi farete propri? Cioè, che allora, proposte per, come gruppo adesso svincolato? Ma stiamo valutando anche questo, perché è stato un colpo, insomma, l'abbiamo detto prima, duro, no? Per tutti sicuramente. Stiamo discutendo sicuramente dei temi. Uno di questi potrà essere, siccome è attuale, la cavinovia, che noi, come almeno prima lista di piazza, oggi come gruppo misto, lo vediamo con occhio critico. Rispetto questo è, è interessante. Con occhio critico, sicuramente, perché noi abbiamo sempre ritenuto che la cabinovia, che la cabinovia dovesse essere portata. Aspetti, che io devo fare un telegiornale domani, non è che posso mettere tutto, me ne avete troppe. No, doveva essere portata a Montegrisa. Con una grande strategia politica è riuscito, diciamo, a catturare l'attenzione, no? Noi abbiamo lavorato prima e proseguiremo i lavori da civici. Innanzitutto, sì, ma mi sta dicendo che siete contrari alla cabinovia. No, non sto dicendo questo, ho detto che la vedremo con occhio critico. L'hanno votata, ma dice che sono critici. Noi abbiamo presentato prima un ordine del giorno che è stato fatto proprio dalla Giunta, che è quello di studiare, di avere uno studio di fattibilità per portare la cabinovia a Montegrisa. Ci teniamo molto affinché possa partire o venga installata una stazione di partenza a Montegrisa. Ma allora siete critici su cosa? Su questo, perché per noi la cabinovia manca un pezzo. Cioè deve arrivare fino a Montegrisa. Sì, esattamente. Perché siete critici sul progetto? No. Beh, comunque lo seguiremo con attenzione. Vabbè. Questo sì. Sono critici. Sono critici, ha cambiato, le dice in corsa la versione. Sono più liberi adesso. Va bene, grazie. Anche per averci messo la faccia, perché insomma, io le domande le devo fare, no? Certo. Almeno ci avete regalato un po' di frizzantezza, diciamo, nel dibattito politico. Piazza Forage è lunga 720 metri o 720 chilometri? Chiedo per un amico, ancora non è stata... Litri di gocce d'acqua. Va bene, grazie all'assessore Michele Babudere, buon lavoro. Grazie. Guardi che poi colleghi, a Barcola, che lei conosce, c'è sempre ancora recintato, no, la panchina, il parchi gioco, no, dai, non si può ancora. Io nella prossima variazione, è solo una piccola stupidaggine che segnalo, chiederò con determinazione, ma credo anche con massima disponibilità da parte degli altri colleghi, di avere le risorse necessarie a coprire le manutenzioni ordinarie su tutti i giardini, perché non vorrei sentire le segnalazioni che fra 15 giorni l'erba è alta così o in pineto da un'altra parte, fra due settimane andremo a inaugurare un'altra ulteriore area cani che credo sia stata richiesta da devo molti. Chiudere perché devo la Seracchiani adesso. Allora, grazie Roberto Casò per aver combattuto, grazie a Michele Babuder, grazie a Valentina Repini, Kevin Nicolini. Voi invece, ricordo, tra pochissimo sarà con noi l'onorevole Deborah Seracchiani, tra poco. Allora saluto subito e ringrazio l'onorevole Deborah Seracchiani che è collegata con noi. Buonasera onorevole. Grazie dell'invito, buonasera. Ma che è successo là? È successo di tutto. Prima di tutto è successa una figuraccia della maggioranza. Hanno il 60% dei deputati e ciononostante sono andati sotto, peraltro in un passaggio veramente molto molto delicato, quello di approvazione dello scostamento che serve per approvare il documento economico e finanziario, insomma il documento più importante dopo la manovra di bilancio, che serve anzi alla prossima manovra di bilancio, e quindi la figuraccia è stata veramente enorme, probabilmente dovuta ad un misto tra, non so, mancanza di attenzione ai numeri e forse anche di non conoscenza, perché magari qualcuno poteva non sapere che serve la maggioranza assoluta, il che significa che chi è assente per missione, che normalmente non viene contato, viene appunto invece questa volta contato come assente. Morale della favola,
mancavano i soldi, appunto, per poter coprire anche il decreto legge del 1° maggio. Quindi figura, brutta figura su tutta la linea, e grande, grande imbarazzo da parte della maggioranza e grande incavolatura, se si può dire, da parte della Presidente del Consiglio. Infatti, che abbiamo visto, no? Brutta figura e tutto il resto. Senta, ma secondo lei c'è una manina o c'è un errore? Cioè, perché poi c'è ricostruzioni di giornali che dicono, no, un messaggio a Giorgetti, che però, no, non so se è un'arma di distrazione di massa, perché il governo ha un ministro per i rapporti con il Parlamento che tra l'altro è di questa regione, il senatore Ciriani, e quindi è lui che deve tenere le fila. Lì, che cosa è successo secondo lei? Ma allora, se posso, credo che sia un misto di sciatteria, e probabilmente poi qualcuno può darsi che con queste assenze pensava anche di dimostrare qualcosa. Di fatto però, adesso non me ne voglio al ministro Ciriani, la cosa che ha un po' colpito tutti è che ieri lui non fosse in aula. Normalmente il ministro per gli affari con il Parlamento guida proprio questi passaggi così delicati, lo fa dal lato della maggioranza ma anche nel tenere i rapporti con la minoranza. In realtà non c'è stato nessun rapporto con lui nei giorni precedenti e, ripeto, non essere presente in aula in quel momento è sembrato a tutti un po', diciamo, strano, almeno ricordando la costante presenza del ministro D'Incà o del ministro Franceschini quando appunto erano ministri per gli affari con il Parlamento. Detto questo, però, è un problema della maggioranza che gestirà la maggioranza. Ecco, l'astensione, mi pare, no, da parte vostra, è comunque un segnale. Noi ieri ci siamo astenuti sulla relazione appunto al DEF, quella sull'approvazione dello scostamento, perché sono soldi che servono agli italiani, per cui ci siamo astenuti, non condividendo, diciamo, il modo con cui questi soldi poi verranno spesi, non del tutto, perché insomma mettere solo 3 miliardi sul taglio del cuneo fiscale vuol dire non crederci, vuol dire semplicemente dare qualche 10 euro a chi purtroppo ha difficoltà ben superiori con l'inflazione. Oggi però abbiamo votato contro. Abbiamo votato contro perché, vede Avarino, dopo la brutta figura sono dovuti correre a rifissare il consiglio dei ministri, sì, di corsa. Perché ovviamente dovevano approvare una nuova relazione. Questa relazione doveva essere per forza diversa dalla precedente, perché non puoi approvare quella che è già stata respinta e bocciata. E l'unica diversità è stata inserire una frase legata alla necessità di mettere risorse per le famiglie, per i giovani. Peccato che delle due l'una: o non avevano pensato prima di farlo, e allora vuol dire che lo stanno facendo adesso in corsa e solo dopo la figuraccia, ma la cosa grave è che non c'è l'indicazione puntuale delle risorse, per cui sembra un, come dire, una frase buttata lì che serve per capire le virgole. È perché non si poteva votare lo stesso identico testo, quindi doveva cambiare qualche virgola, no? Poi fondamentalmente. Esatto. Quindi, esatto. Va bene, quindi diciamo, però sulle misure che non bastano, di certo, vi siete dimostrati, l'astensione ha un significato, diciamo, sappiamo che quella strada è da percorrere, però certo non basta, no? Quindi c'era una sorta anche nel questo confronto anche con l'opposizione, quasi una sorta di segnale da parte vostra, no? Sono stati proprio loro a non essere capaci di portarla a casa. Guardi, oggi poi l'hanno fatto, però nell'interesse degli italiani noi l'astensione era, come dire, l'interesse appunto del paese. Detto questo, però, se non sono in grado di fare i conti a casa è un problema per loro, ma anche per il paese, purtroppo. Certo. Senta, ma la preoccupazione di coloro che se ne vanno invece dal PD, ci sono altre voci? Ma guardi, a me Schlein segretaria. Mi è dispiaciuto moltissimo che se ne sia andato Enrico Borghi, perché è una persona veramente di grande competenza, capacità e anche con una storia politica tutta dentro il campo del centrosinistra, in particolare del Partito Democratico e prima dei Moderati. Quindi mi ha molto colpito, ecco, mi ha colpito anche nelle motivazioni che ho trovato, diciamo, premature per certi versi, perché mi sembra un po' presto dire che le cose non vanno rispetto ad una linea politica che è appena iniziata nel suo percorso, e dall'altro, insomma, io francamente ho trovato molte rivendicazioni personali e poca politica, non me ne voglia il collega Borghi, il che francamente
Mi dispiace perché le decisioni devono essere in questi casi decisioni politiche, poi le amarezze personali, le gioie o le delusioni, quelle fanno parte della vita come fanno parte della politica, ma non possono essere quelle sulla base delle quali si decidono cose così fondamentali come il cambio di un partito e l'abbandono di una comunità politica che peraltro ti ha eletto e che peraltro ti ha messo in una delle commissioni più delicate per il paese, che è quella del Copasir. Esatto. E no, dalla quale non si dimette però. Dal quale non vuole dimettersi, e questo è francamente l'ulteriore smacco e anche offesa, se vuole, alla comunità politica che fino a poco tempo fa era la sua comunità politica e che lui ha creduto. Pertanto io francamente credo che in questi casi bisognerebbe essere onesti con se stessi e lasciare proprio quel posto, anche perché in questo modo il Partito Democratico non ha rappresentanza all'interno del Copasir, salvo ovviamente il presidente, che però in quanto presidente è ovviamente super partes. Senta, torniamo alle cose serie, ma diciamo, ho imparato un nuovo termine che è quello dell'armocromista, lo conosceva lei? Lo conosceva? Ma lei che cosa dice? Stavo valutando, a lei hanno indicato l'azzurro, quindi evidentemente. Guardi, ho notato che con l'azzurro e col blu sto meglio per la mia carnagione, però... Se l'hai notato da sola, diciamo. Però non me lo sono detta da sola. Non ha pagato 300 euro qualcuno? No, vabbè, non ho pagato 300 euro. Di questa polemica, che pensa? Guardi, credo che fosse inevitabile che su questo ci fosse una polemica, credo francamente che in quell'intervista ci fossero contenuti anche più interessanti, poi si può discutere se la prima intervista di una leader politica la facciamo su Vogue piuttosto che su un giornale che normalmente si dedica a questi temi, però io credo francamente che non si possa neppure esagerare, insomma, credo che ognuno faccia le proprie scelte e verrà giudicato per le scelte che fa, e se in queste scelte c'è anche, diciamo così, il modo in cui ci si fa consigliare per come ci si veste, non credo che questo debba essere un problema a sinistra se non lo è a destra, perché allora io potrei dirle che la Presidente del Consiglio si veste Armani, allora che vuol dire? Che spende troppi soldi? Non, insomma, francamente credo che poi conteranno i fatti e le cose che facciamo. E le cose che facciamo si chiamano salario minimo, si chiamano attenzione alle crisi industriali come ad esempio quella di Wärtsilä, si chiamano attenzione al lavoro precario, si chiamano attenzione a quello che sta accadendo in giro per il mondo, pensi al porto di Trieste, all'importanza che potrà avere il porto di Trieste nei prossimi anni, non solo rispetto alla ricostruzione dell'Ucraina, ma anche rispetto alle rotte che si stanno aprendo e anche in conseguenza dei problemi che ci sono in giro nel nostro Mediterraneo, per cui i flussi migratori, insomma, su questi temi io credo che bisogna essere in qualche modo giudicati. Allora, sì, però diciamo che non è andata una gran prova di sé nel momento in cui c'era in ballo il tema del termovalorizzatore di Roma. Adesso io non voglio aprire il tema che è cronaca magari di altre città, però in realtà sta un po' nella linea del vostro partito, cioè Roma conosce bene, ha un problema che è irrisolvibile fino a questo momento. Il termovalorizzatore può essere una soluzione anche per togliere, diciamo, non solo l'immondizia ovviamente, ma da tali campi di forza, la gestione dei rifiuti. Cioè lì una segretaria deve essere determinata, cioè deve essere forse al fianco del suo sindaco, però lei secondo me la pensa diversamente, ecco, e rischia un po' anche che non vi dia una linea. Capisce cosa intendo dire? Allora, guardi, la linea sul termovalorizzatore di Roma ce l'abbiamo ed è anche molto chiara. Ed è stata anche ribadita dalla segretaria, poi possiamo discutere sull'uso dei termini. Ha detto una cosa importante, ha detto che il futuro è l'economia, anzi, il presente e il futuro è l'economia circolare. In questa economia circolare i termovalorizzatori sono qualcosa che col tempo dovremo metterci alle spalle. Detto questo però, a Roma serve un sistema integrato dei rifiuti che prevede necessariamente, come in tutte le grandi città, come già nelle città del nord, come è nella nostra Trieste, come è in tutte le grandi capitali europee, è necessario che ci siano impianti di smaltimento dei rifiuti come anche i termovalorizzatori. Anche perché l'Europa ci dice che l'Italia deve abbandonare le discariche di cui purtroppo continuiamo ad essere pieni. Per cui se questa è la linea significa che il termovalorizzatore va fatto. Questo lo abbiamo ribadito accanto, come abbiamo sempre fatto, al nostro sindaco Gualtieri. Due cose molto rapide, una l'ha toccata già lei in realtà, che è la questione dei migranti. Io non ho capito cosa ha deciso o qual è la linea del Viminale, cioè parlano di accoglienza diffusa, ma accoglienza diffusa significa in realtà
che è più diffusa sul territorio, non quella che conosciamo a Trieste, giusto? Cioè quindi associazioni, appartamenti, vuol dire grandi centri ma in più regioni. Guardi, sarei contenta di poterle dire che ho capito qualcosa io, che sto più vicino, diciamo, ai luoghi nei quali si prendono queste decisioni, ma oggi non glielo so dire. Tra l'altro, prima che ci collegassimo, insomma, nella giornata di oggi, ci sono state delle dichiarazioni anche del presidente Fedriga che vanno diametralmente all'opposto a quello che diceva poc'anzi lei, cioè non grandi centri di accoglienza, ma piccoli centri. Sì. Quindi questo significa già una cosa diversa rispetto a quella che ipotizzava il ministro, perché il ministro ha detto almeno uno per regione. Quando dice almeno uno per regione significa che sta pensando a grandi centri, non sta pensando a piccoli centri. Il presidente Fedriga, che siede come presidente nella conferenza delle regioni, ha già detto una cosa diversa. Dopodiché va detto che uno dei pochi strumenti che ha funzionato è stato proprio quello dell'accoglienza diffusa. Scusi, perché se lei dice certo uno almeno in ogni regione, stiamo parlando di un centro che possa ospitare in ogni regione almeno 1000 persone, perché questi sono i numeri fino ad adesso. Guardi, faccio due conti. Se lei considera che il Nord-Est ha soltanto Gradisca e immagina quindi che dobbiamo averlo in Veneto, in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e toccare anche un pezzo di Emilia Romagna o di Lombardia, faccia due conti, significa che evidentemente facciamo grandi centri, altrimenti dove li mettiamo tutte queste persone? E poi aggiungo, la soluzione è creare il contenitore, mettere dentro queste persone, creare delle strutture di detenzione come sono i centri oggi per i rimpatri, senza che ci sia nessuna regola che invece stabilisca non solo come intervenire nell'emergenza, ma anche parli di integrazione, parli di riconoscimenti, parli di asilo politico, parli di rivedere completamente la Bossi Fini. Tutto questo in questa strategia del governo ancora non si legge da nessuno. Però è un paradosso, dai, cioè non solo l'ha detto Fini, ma l'aveva detto anche Mantovano stesso, no? Quindi il braccio destro, segreteria e presidenza del Consiglio, che la Bossi Fini va superata. Quindi assolutamente, però non l'hanno fatto ancora. Che siano proprio loro a farlo poi. La cosa più recente che hanno fatto, cioè il decreto Cutro, tutte le cose che noi ci siamo detti finora non ci sono. E anzi, c'è un recupero di regole del passato che abbiamo già visto non funzionare. Quindi evidentemente ancora non sono idee chiare. Senta, due cose molto rapide ancora, non le rubo altro tempo. Ha visto la giunta Fedriga? Squadra che vince non si cambia. Che pensa? E con un ulteriore innesto ovviamente da parte dei Fratelli d'Italia di questo risultato tripartito in regione? Beh, intanto mi permetto anche dalla sua di trasmissione di augurare buon lavoro al presidente Fedriga, perché comunque in ogni caso è il mio interesse da cittadina del Friuli Venezia Giulia e quindi ho tutto l'interesse a che riesca a lavorare bene. Sulla giunta, che vuole che le dica? Abbiamo già visto un po' tutto, se non il fatto che Fratelli d'Italia rispetto a 5 anni fa ha un peso politico notevolmente superiore, non c'è dubbio. Vedremo quanto inciderà sulle iniziative politiche di questa giunta. Perché diciamo immagina scaramucce, nonostante sia una macchina rodata quella della Lega, lista Fedriga. Ah, a proposito, là lei vede delle divisioni. La lista Fedriga era la Lega e la Lega era la lista. Questo è un tema interessante, diciamo, perché noi abbiamo già vissuto esperienze simili in Veneto, no? Con gli Zaiani contrapposti ai Salviniani e via dicendo. Lei immagina uno schema simile? Che si può accendere. Guardi, adesso. Se devo basarmi su quello che vedo nell'aula della Camera dei Deputati, non posso che dirle di sì, perché la tensione, spesso l'imbarazzo e in alcuni casi anche proprio la distanza tra la Lega e Fratelli d'Italia su molti argomenti è abbastanza palpabile. Guardi, oggi se lei avesse assistito all'intervento del presidente di Fratelli d'Italia Foti, avrebbe dovuto guardare negli occhi i leghisti e i colleghi di Forza Italia. Non solo non l'hanno applaudito mai in nessun passaggio del suo intervento e neppure alla fine, ma erano palesemente in imbarazzo, se non addirittura dissentivano in modo molto evidente rispetto a quello che diceva il presidente di Fratelli d'Italia. Per dirle che c'è una distanza anche rispetto alle iniziative politiche, gliene dico due. Sono divisi sulla separazione delle carriere e sull'abuso d'ufficio, abolizione sì o no. Sono divisi su alcuni passaggi fondamentali che riguardano anche temi etici, ad esempio la morte medicalmente assistita.
sono divisi anche su alcune questioni che riguardano ad esempio la politica estera, perché ci sono quelli che non vogliono più inviare le armi e quegli altri che invece vogliono che si continui a inviare le armi e che si abbia una posizione molto chiara e molto netta rispetto alla guerra in Ucraina. Quindi è una divisione che pesa a Roma quanto pesa sul territorio, ovviamente su vicende magari più locali, però questa differenza c'è. Vedremo se come in Veneto emergerà appunto da creare dei problemi all'interno della Giunta. Però quello che dicevo è se secondo lei ci sono veramente due leghe invece adesso, quindi una è lista Fedriga, l'altra è la Lega. Bisognerebbe capire se c'è la Lega di Salvini ancora. Lei dice? Non ha riacquisito fatto... in realtà negli ultimi mesi? Sì, ma diciamo che lo ha fatto per interposta persona, si può dire così, cioè Salvini si riprende una sua centralità se c'è Zaia o se c'è Fedriga, non se c'è Salvini. Molto chiara. Senta, torniamo a voi invece. L'IVA diciamo ha concluso il suo percorso di commissario, diciamo così, segretario ad interim, adesso si decide un nuovo segretario qui in regione, come funziona? Guardi, devo ringraziare enormemente Renzo Oliva perché si è fatto carico di una grande responsabilità, di un grande lavoro e se lei considera che è diventato segretario appunto il 29 di ottobre e in pochissimo tempo ha organizzato in qualche modo le forze del centrosinistra per arrivare alle elezioni regionali e poi anche per la bella vittoria di Udine, devo non solo ringraziarlo ma davvero... così dire che insomma abbiamo visto un Partito Democratico che è riuscito in un momento complicato e difficile a dare prova, comunque una buona prova di sé. Certamente adesso si apre il congresso. L'IVA era già, Renzo Oliva, un segretario eletto in assemblea dopo le dimissioni del segretario Sciaurli, per cui adesso si avvierà la fase congressuale, che tra l'altro si avvierà anche in altre regioni, vedremo in quale forma, con quali tempi, insomma è una decisione che ancora la segreteria nazionale non ha preso. Dovremo rinnovare il segretario regionale, alcuni segretari provinciali e cittadini, per cui insomma ci sarà una fase congressuale e sarà anche giusto che ci sia un Partito Democratico che in qualche modo fa un'operazione di ripresa di uno spazio politico come ha dimostrato di riuscire a fare nel campo del centro-sinistra. Sarà parte di quei nomi? No, tanto no. No, beh, adesso guardi, già basta, responsabile di giustizia. Io glielo dovevo chiedere. Darò sicuramente una mano perché insomma sono molto convinta che dobbiamo fare il salto di qualità. Ha seguito invece a Trieste, cosa di cui abbiamo parlato ancora anche questa sera, i quattro della lista di piazza che lasciano la lista di piazza dopo la scelta delle... Lei che comunque ha una stima, un'amicizia, come la posso definire, comunque oltre la politica... per Roberto Di Piazza, una simpatia, non so come la voglio definire. No, chiamiamola decisamente oltre la politica perché politicamente non condivido nulla. Non condivido nulla, questo lo doveva dire, è certo. No, non è che lo devo dire, è che proprio non è così. Siamo agli antipodi, diciamo, sulle decisioni più importanti. Che segnale è? Mi ha colpito però questa, anche se poi leggo adesso con una certa creatività che si potrebbe essere una lista di piazza 2, quindi non lo so, non ho ben capito se è solo un restyling, una botta di bianco, oppure se effettivamente c'è una differenza, una distinzione. Però che segnale è? Beh, è il segnale di una certa difficoltà di una maggioranza comunale che è stata intorno alla figura del sindaco, che è sicuramente una figura molto amata e forte, non c'è dubbio, e che però è una maggioranza che probabilmente ancora non è comunità. Va bene, grazie davvero all'onorevole Deborah Serracchiani, Partito Democratico, per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie, buonasera. Grazie e buona serata. Invece noi ci avviciniamo, come sapete, alla dunata degli Alpini a Udine. Lo sfilamento, la sfilata sarà il 14 maggio. Tra poco sarà con noi uno degli Alpini, ne parleremo tra poco. Saranno tra gli 80 e 90 mila gli alpini che sfideranno a Udine domenica 14 maggio in occasione della 94esima adunata che torna nel capoluogo friulano per la quinta volta dopo 27 anni.
Per celebrare la festa sono attese dalle 400 alle 500.000 persone a partire da giovedì 11 maggio. Una festa che si svolgerà nel segno della solidarietà e della memoria, nostri valori fondamentali, e della massima sicurezza per tutti i partecipanti, ha sottolineato il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, presentando stamattina in Castella Udine il raduno. Sarà un momento importante da quello che sento, ormai che tutto il Friuli e non solo è occupato dai nostri alpini che vogliono essere poi presenti al clou della domenica, al momento in cui davanti alle tribune sfileranno tutte le nostre sezioni, tutti i nostri gruppi sia dell'Italia che all'estero, per dire ancora una volta che noi siamo attaccati profondamente alle nostre tradizioni, ai nostri valori, che vogliamo bene all'Italia e che vogliamo bene ovviamente a quella solidarietà che io credo sia l'unica via per poi poter anche costruire una pace duratura. Tra i momenti clou della dunata, oltre alla sfilata per le vie del centro, anche la visita l'11 maggio al Sacrario di Re di Puglia per onorare tutti i caduti e anche alla caserma Goi Pantanali di Gemona per commemorare gli alpini morti nel terremoto del 1976. Questi sono i nostri valori, soprattutto qui in Friuli, dove gli alpini sono di casa, me lo lasci dire, e dove veramente vogliamo anche ricordare ciò che tutti gli alpini hanno fatto insieme ai friulani per la ricostruzione dopo quel tremendo terremoto del 1976. Tra le altre iniziative, le attività addestrative e le dotazioni militari schierate nella cittadella degli alpini, che sarà inaugurata il 12 maggio, e il lancio dei paracadutisti il 13 maggio. Protagonisti, come annunciato dal generale Matteo Spreafico, capo di stato maggiore delle truppe alpine, pure gli alpini in armi. Ci saranno con le bandiere di guerra dei tre reggimenti friulani, e quindi l'ottavo reggimento alpine, il terzo artiglieria da montagna, il 14° reparto comando supporti tattici e anche lo stendardo del reggimento Piemonte Cavalleria. Bene, saluto e ringrazio Franz Klammert, responsabile del coro. Buongiorno. Degli alpini. Grazie di invito. Ana di Trieste, amico di Tele4 come tutti gli alpini, o tornerete a trovarci adesso prima della durata. Molto volentieri. Dobbiamo ricordare. Certamente. Quindi, appunto, intanto la prima cosa che ho notato e le ho chiesto subito, è la quinta volta che Udine ospita la dunata nazionale. Sì, sì, esatto. Trieste quante volte? E ne ha fatte già 6. Siamo avanti, siamo un po' avanti. No, scherzo, adesso col solito campanilismo che non è invece caro agli alpini di certo. Insomma, emozioni, preparazione, cosa state facendo? Ma noi siamo sempre pronti per la dunata, perché non solo per noi di Trieste, ma per tutti gli alpini è una grande festa, questo sì, però ci porta anche a ricordare e rinnovare tanti valori che sono parte fondamentale della nostra vita associativa. Ricordiamo che la prima, tra virgolette, adunata è stata fatta dall'Associazione Alpini nel 1920 e si chiamò Pellegrinaggio degli Alpini sull'Ortigara. Quindi è nata con uno spirito non tanto di festa quanto di ricordo, di commemorazione degli eroi che sono caduti. Quindi portiamo avanti questi valori, cerchiamo di ricordarli proprio, diciamo, anche festeggiando, quindi in maniera così di goliardica qualche volta. Però i numeri sono incredibili, no? 90.000 persone attese circa, e tra l'altro un indotto per la città di Udine e il territorio di 170 milioni di euro, perché questi sono i numeri che hanno anticipato in una conferenza stampa di ieri. Sono pazzeschi, no? Sì, quindi penso che ci siano poche manifestazioni, pochi eventi che ospitino, accolgano tanta gente. Che poi la Triveneta invece dov'è, che non mi ricordo subito dopo? Non lo ricordo. Devo verificare, sì, anch'io questa cosa, perché poi ovviamente, ma questo lo anticipiamo, ma ben lo sanno i nostri telespettatori, come sempre sarà tutta in diretta su Tele4 e sulle emittenti del gruppo Mania Nord-Est anche in Veneto, quindi insomma la dunata del 14, che è la sfilata poi del 14, ma ovviamente con molti servizi, collegamenti, approfondimenti anche nei giorni precedenti. Tra l'altro, siccome siete Trieste, quindi vicino a Udine, sarete tra gli ultimi a sfilare, no? Sì, saremo i primi dell'ultimo, diciamo, raggruppamento, cioè del Friuli Venezia Giulia. Siamo i primi a sfilare, in quanto, tra virgolette, più lontani, esatto, più lontani da Udine, prima, ecco, tra virgolette. Quindi penso sarà una sfilata che durerà parecchio, finirà in serata proprio, però saremo lì
ad attendere il nostro turno. E Belluno, ho detto bene? No, poi Belluno sì. Fanno il raduno, mamma mia, questa volta pessimo. Belluno è il raduno, per quanto riguarda gli alpini e il Triveneto. Comunque va bene, adesso quello che poi caratterizza, no? Poi sempre anche l'emozione alla partenza. Voi questa volta, lo dicevo, siete particolarmente vicini, però no? In quanti andrete? Ma sapete? Non sappiamo esattamente, anche perché sì, partiamo, un gruppo di persone parte con il pullman il venerdì, si fermerà a Tarcento, alloggerà lì a Tarcento, però essendo molto vicina e molto facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, ci saranno parecchi dei nostri soci che verranno in giornata domenica per solamente per la sfilata, o magari fare anche il giorno prima, il sabato, un viaggio andata e ritorno, cioè, rientrare, vista la vicinanza, eccetera. Per cui non è, non sappiamo esattamente quanti saranno, contiamo tra gli 80 e i 100 di essere presenti, speriamo anche di più. Lei col coro, cioè andate prima in modo da allietare anche le giornate, le serate precedenti? Sì, o noi abbiamo come coro un impegno al sabato sera al Duomo di Tarcento, dove alloggiamo assieme al coro Val di Rosa della Valsesia. Facciamo questo concerto la sera del sabato. Però appunto questo mi ricollego al... questa adunata un po' originale, tra virgolette, proprio per il tipo di accoglienza che il comitato organizzatore ha voluto fare. Per non intasare troppo, diciamo così, il centro di Udine, proprio l'accoglimento è stata diffusa su tutto il territorio della provincia di Udine. Infatti noi siamo a Tarcento e Tarcento, come altri dei paesi del circondario udinese, quelli più grandini, si sono organizzati facendo, diciamo, ravvivando quei tre giorni, il venerdì, il sabato e la domenica, con eventi, spettacoli, con un'alza bandiera, una sfilata, fanfare, cori, eccetera, durante tutti questi giorni. Quindi anche nei luoghi attorno a Udine, questo intende esattamente, dire. Cioè, esattamente. Quindi sarà una festa diffusa, questa è una bellissima idea. Tra l'altro lo diceva anche il presidente nazionale, Sebastiano Favero, nel servizio, ovviamente nell'intervista dei nostri colleghi. Favero ricordava che sono in un territorio che ha sofferto nel 76, no? Quindi che tra l'altro ha registrato vittime anche tra gli alpini, no? Sì, beh, il crollo della caserma di Gemona, dove purtroppo sono caduti, diciamo, alcuni dei nostri alpini. Questo è un motivo di più che dà un ulteriore significato a questa adunata, come se è stata a Udine quella del 96, 20 anni dopo il terremoto. Per cui c'è un significato ulteriore, anche perché non solo per ricordare quegli alpini che sono caduti, che sono morti lì sotto a causa del terremoto, ma anche per ricordare, in un'occasione magari anche per rivedersi, tra tutti quegli alpini che sono accorsi subito da tutta Italia ad aiutare nel momento del terremoto. Da lì ricordiamo che la nostra associazione si è autonomamente organizzata immediatamente per già dei primi soccorsi, sì, e su quella falsariga di questa nostra organizzazione è tra nata i primi, un po' la protezione civile nazionale e sotto un pochettino su quella falsariga, perché c'era già una struttura da noi di protezione civile, di protezione, no? Certo, civile ancora, sì, non, sì, ufficiale, esatto, non esatto. Esiste, però qui Franz, questo è la questione del sigillo, no? Sì. Perché Trieste, sono ricordate, l'abbiamo seguito in particolar modo lo scorso anno, nel gennaio del 2022 ha festeggiato i 100 anni della sezione. Esatto, sì, 100 anni, sì. E quindi un po' proseguivano per tutto l'anno gli eventi. Abbiamo visto anche un altro momento che era invece il canto proprio del coro in occasione della giornata, perché nel 2023 per la prima volta si è celebrata la giornata della memoria del sacrificio degli alpini. Abbiamo avuto una giornata nazionale dedicata ai nostri eroi, diciamo così, e quindi è stata fatta, che poi è una giornata molto simbolica, soprattutto per noi alpini, perché adesso è stata fatta questa giornata nazionale dal Parlamento, ma
è sempre stata una giornata particolare in quanto il 26 gennaio del 43 c'è stata la battaglia di Nikolaevka, uno degli episodi più conosciuti, più tragici anche, ovviamente, ma anche eroici, purtroppo, no? Eroici della guerra e quindi della storia degli alpini. 26 gennaio, oltretutto, ricorre proprio l'anniversario di fondazione della nostra sezione triestina. Quindi coincidono le due date. Poi ricordiamo bene le polemiche, no? Lasciamo perdere tutto questo. C'è un'altra polemica sulla quale poi Favero è stato molto chiaro, che alla fine poi di denunce dopo Rimini non ce ne sono state reali, no? Perché presunti abusi, tutte quelle cose. Quindi c'è un ulteriore codice di condotta o no, mi pare? Beh, c'è no? Stato, perché poi c'è tutto quello che sta attorno alle adunate, no? Da dire, beh, anche chiaramente. Quindi, no? No, magari una certa euforia di gente che non c'entra nulla o che indossa un cappello che non è quello degli alpini, no? Esatto. E quindi, però a maggior ragione con il servizio d'ordine ci sarà, credo, una grande attenzione, no? Questo sicuramente, infatti siamo stati tutti noi alpini sensibilizzati dai nostri presidenti, i nostri consiglieri nazionali, eccetera, su cosa fare, cosa non fare e quindi prestare la massima attenzione a non cadere in tranelli, strumentalizzazioni che non ci servono, non le vogliamo, ecco, ma che sono... peraltro fine a se stesse. Franz, com'è i progetti che poi avete anche su Trieste, tra i quali la ristrutturazione, no? Le sistemazioni dei cippi e del parco della rimembranza intitolati agli alpini. Esatto. No? E è in corso, diciamo, la procedura autorizzativa, perché... Quindi non è ancora iniziato. Non è ancora iniziato. Mi raccomando, fateci sapere perché poi veniamo a seguire. Certamente, sono già fatti i progetti, sono al vaglio della sovrintendenza perché chiaramente ci vogliono le dovute autorizzazioni. Ecco, per cui nel momento che attiveremo questo nuovo lavoro sarete sicuramente... nostri ospiti. Allora, Franz, facciamo così, che voi siete i nostri ospiti, no? Perché qua siete di casa. Ci organizziamo per settimana prossima di nuovo col coro? Volentieri. No? Così ricordiamo sempre a tutti che ci sarà la dunata, che sarà in diretta anche su Tele4 e via dicendo, e poi no, ci rivediamo, ci avviciniamo a questo evento. Grazie. Benissimo. A Franz Klammert per essere stato con noi. Grazie a te. Davvero. Grazie a voi. A chi ci ha seguito, grazie e buonanotte da Ring. In collaborazione con sono abbonato. MyTT è il programma fedeltà di Trieste Trasporti che premia gli abbonati con vantaggi esclusivi. Visita il sito e scarica l'app. Più viaggi, più vantaggi. Mi sono abbonato.